chiamo Sonny Richichi, sono fondatore e presidente di IHP Italian Horse Protection Onlus. IHP è nata alla fine del 2009, è stata la prima associazione in Italia di tutela dei cavalli e degli altri equidi, quindi cavalli, asini, muli e bardotti. Tutela, come dico sempre io, a 360 gradi. Noi spaziamo dalle attività investigative contro il maltrattamento, alle attività appunto di denuncia e sequestro di animali, alle attività di divulgazione scientifica, attività istituzionali per cercare di cambiare le normative e in generale migliorare la cultura, la conoscenza di questi animali e quindi per poterli trattare bene. E parallelamente a tutto questo, sempre nel 2009 è nato il primo centro di recupero in Italia per cavalli maltrattati, dove fisicamente per la prima volta in Italia è stato possibile sottrarre cavalli maltrattati ai proprietari e portarli in un posto dove vengono curati, nutriti e riportati un po' alla vita, anche naturale, perché poi hanno la possibilità di vivere in branco, di socializzare e di essere chiaramente accuditi ogni giorno. Dal 2009 a oggi sono centinaia gli animali che abbiamo salvato. Cito solo il più clamoroso, il sequestro di Colleferro in provincia di Roma nel 2013, dove furono portati via oltre 200 tra cavalli, asini, muli e bardotti. Attualmente il nostro centro di recupero ne ospita 50 di varia provenienza, sia geografica, dal nord Italia fino alla Sicilia, sia di tipologia di abuso e di maltrattamento che questi animali subivano. Dal privato che li teneva in un fazzoletto di terra senza cibo e acqua a sufficienza, fino alle corse clandestine in Sicilia, abbiamo fatto un sequestro anche lì, e passando per diverse tipologie di abuso e sfruttamento, maneggi, centri ippici, ippica stessa, macellazione clandestina. Qui al centro di recupero facciamo un'attività di cura, ovviamente, anche grazie ai nostri veterinari, allo staff presente quotidianamente. Abbiamo diversi soggetti di varia età, da molto giovani a estremamente anziani, fino a un cavallo di 40 anni che è ufficialmente la nostra vecchietta per eccellenza. Le attività sono le più varie, c'è un'attività di accudimento generale che è dedicata soprattutto ai cavalli anziani, i quali da una certa età in poi hanno bisogno di integrazione di cibo, di attenzioni particolari e di cure. Poi c'è l'attività di veterinaria vera e propria quando ci sono cavalli con patologie e quotidianamente noi abbiamo delle terapie da somministrare a questi animali per le casistiche più svariate. Abbiamo anche animali con handicap, ad esempio ciechi o semiciechi o con delle artropatie che ogni giorno curiamo, fino anche a somministrare delle sessioni di fisioterapia ad alcuni soggetti. E poi abbiamo attività anche, non ultima ma molto importante, di recupero comportamentale. Bisogna immaginare che arrivano da noi animali che hanno subito dei maltrattamenti e che quindi hanno sviluppato un'estrema diffidenza nei confronti delle persone, come giusto che sia, o a volte delle difese molto importanti. Difese vuol dire che il cavallo può diventare in alcune circostanze pericoloso proprio perché ha sempre quell'aspettativa di che gli venga fatto qualcosa e tende a difendersi potendo diventare pericoloso. Ecco, qui facciamo quotidianamente un'attività di questo tipo, anche, lo sottolineo, grazie alla presenza di tanti volontari che nel corso dell'anno si alternano venendo da tutto il mondo e spesso sono degli studenti che vengono a fare tirocinio, avendo noi delle convenzioni con università italiane e straniere. IHP è nata a Montaione e si è sviluppata a Montaione nei primi anni di vita. Nel 2018 noi abbiamo avuto l'opportunità di trasferirci in una sede molto più grande, molto più accogliente, con vari progetti per il futuro, dove però abbiamo trovato, invece che il paradiso che ci attendeva, un vero e proprio incubo. Arrivati nella nuova sede alla fine del 2018 abbiamo subito la morte improvvisa di numerosi animali, improvvisa e inspiegabile. Nonostante tante ricerche, investigazioni e appunto attività di monitoraggio costante sia da parte del mondo veterinario che da parte dell'autorità giudiziaria per anche un'ipotesi di sospetto avvelenamento doloso, dopo quasi 2 anni di morti inspiegabili che si ripetevano, siamo stati costretti a ritornare sui nostri passi, quindi a lasciare quella sede che doveva essere la nostra sede per il futuro, il nostro trampolino di lancio, e ritornare alla sede di Montaione dove siamo tuttora. Sono Lara Veracini, mi occupo della gestione dei donatori, dello shop, diciamo tutta la parte anche amministrativa dell'associazione.
E naturalmente però tutto questo è legato però anche all'amore per questi animali, perché non sono venuta qui solamente per una questione di gestione, ufficio, ma anche soprattutto mi ha spinto soprattutto l'amore e la protezione per questi animali. L'associazione si sostiene grazie ai donatori, al volontariato, l'adozione a distanza, perché ogni cavallo può essere adottato tramite una piccola donazione annuale e sostenuto a distanza, e i donatori possono venire tranquillamente a trovarlo al centro quando vogliono. Il nostro sito è www.horseprotection.it, dove potete trovare tutte le segnalazioni, tutti gli argomenti sui nostri cavalli, le storie e lo shop. Una delle storie più interessanti tra le tante che potremmo raccontare dei cavalli ospiti del centro di recupero è quella di Grifo. Grifo è nato, è un pony, adesso ha 4 anni, e 4 anni fa appunto è nato dalla mamma azzurra, che era nell'ambito di un sequestro in provincia di Roma, decine tra cavalli, asini, pony e muli che stavano per essere portati via a seguito del nostro intervento, con alcune femmine gravide che iniziarono in quel contesto lì a partorire appunto in campo aperto. Uno di questi puledri appena nati ha sviluppato una gravissima infezione agli occhi, tanto da essere cieco. Immediatamente portati in clinica mamma e figlio, sono state fatte tutte le cure possibili, ma per la vista di questo pony non c'era nulla da fare. A tal punto che i veterinari addirittura pensavano a una eventuale eutanasia. Ci siamo offerti noi di provare questa avventura. Noi abbiamo gestito in passato cavalli ciechi, ma mai un puledro nato così, senza vista. E da quel momento è stato un crescendo di miracoli, di fenomeni di questo pony, che ha imparato ad autogestirsi, ha sviluppato enormemente gli altri sensi, ma soprattutto è cresciuto con la compagnia di altri cavalli, di altri amici, grazie ai quali si orienta, può vivere libero, come vivono liberi tutti qui i cavalli. Grifo appunto adesso è diventato quasi adulto, ha 4 anni, è un pony simpaticissimo tra l'altro, è molto socievole ed è un po' il simbolo del nostro impegno per la tutela dei cavalli, proprio perché, come è stato sempre nella nostra storia, abbiamo cercato sempre di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di non dare nulla per scontato, e Grifo ne è una testimonianza vivente.